ospiti che sono intervenuti fino a me, è stato molto, molto interessante sentire le vostre rispettive. Io appunto non ho altri dati, altre evidenze, diciamo, se non appunto sono sempre per raccontarvi la nostra esperienza. Io sono la presidente del Circolo Arcilato B, che è un circolo che fino a qualche anno fa avremmo definito un circolo studentesco, mentre adesso ci definiamo un circolo giovanile, perché col passare degli anni noi in prima persona siamo passati dall'essere principalmente studenti a essere principalmente giovani lavoratori e giovani lavoratrici, e quindi ci siamo trovati proprio come collettivo, come assemblea, a scontrarci con tutto quello che è il mondo del lavoro di adesso per delle persone che ci entrano in questo momento. Quindi, andando a sommare tutti questi livelli di difficoltà, anche generazionale appunto. Quindi ci siamo trovati a confrontarci con un mondo del lavoro estremamente frammentato, con una crescente precarizzazione delle forme di lavoro, con delle mancanze di tutele, con tutti gli strumenti possibili per sfruttare le professionalità, e una mancanza anche di punti di riferimento tradizionali, perché comunque per una serie di lavori, di professionalizzazioni, anche le classiche istituzioni fanno fatica ancora a interagire. Quindi, partendo proprio dalle nostre esperienze in prima persona, abbiamo provato a costruire due iniziative sul territorio, che sono la prima, che ormai è prima della pandemia, abbiamo di 5 anni. È uno sportello di prima assistenza legale che abbiamo avviato con un'avvocata del lavoro che si è messa a disposizione, e con questo sportello noi assistiamo una cinquantina di persone l'anno per tutti i problemi di ogni tipo per cui possono rivolgersi a noi, e non è che era rivolto prevalentemente né alle donne né ai giovani, ma guarda caso la maggior parte delle persone che si sono coinvolte in questo sportello negli anni, mi sono riguardate dato proprio in vista di questo incontro, sono sempre state per la maggior parte giovani donne o giovani donne. La seconda nostra iniziativa è stata quella di un corso di alfabetizzazione dei diritti del lavoro che abbiamo organizzato una volta l'anno negli ultimi 4 anni insieme al sindacato della CGIL e altre di altre realtà, per provare appunto a capire che cosa è giusto che succeda nel mondo del lavoro, che cosa non deve succedere, perché appunto entriamo senza avere nessun bagaglio di conoscenza da questo punto di vista, e quindi queste sono un pochino le nostre iniziative che abbiamo provato a mettere in campo. Sicuramente tutto questo, appunto, lo dicevo anche prima, nasce dalla più grande mancanza di punti di riferimento che ci troviamo a vivere come generazione e come appunto popolazione di giovani lavoratori. Questo si collega automaticamente al genere, perché quando questi sistemi di potere, che sono appunto il mondo del lavoro, il mondo politico in cui ci troviamo, tendono a preservare lo stato attuale, e quindi, essendo le donne una parte, diciamo, particolarmente oppressa in questo quadro delle politiche di genere, tutti questi strumenti del lavoro e della politica continuano ad opprimere il genere femminile. Quindi abbiamo provato anche a interrogarci un pochino, non solo che cosa possiamo fare, ma anche quali devono essere un pochino gli orizzonti della nostra lotta, diciamo, sia mutualismo come conosciamo queste tematiche dello sportello del corso, ma facciamo anche politica attiva, quindi vogliamo provare non solo a gestire il presente e la situazione, ma anche a modellare un futuro diverso, che è proprio l'obiettivo che ci siamo dati come ARCI con queste giornate. E quindi abbiamo identificato un po' quelli che secondo noi sono i grossi problemi in questo momento, che è una totale mancanza di modelli di riferimento per la popolazione femminile nel mondo del lavoro. Cioè, in questo momento non ci sono degli ostacoli a priori che ci impediscano di accedere a una serie di professionalizzazioni, a una serie di percorsi di studio, a una serie anche di posti di potere. Ma mancano completamente dei modelli sia di persone che sono effettivamente entrate in questi,
altissime per quanto riguarda il mondo del lavoro, e per quanto riguarda la gestione del potere mancano di modelli e di riferimenti su come gestire questo potere in un modo che non vada a replicare le stesse dinamiche patriarcali, maciste e violente che abbiamo sempre visto nel potere, cioè nel senso non devo dire uguale a tutto che era stato conosciuto da Giorgia Meloni nel senso. E quindi quello che secondo noi è importante come presidi anche sul territorio, come realtà che comunque interagiscono con le persone, hanno un contatto con le persone, è la capacità di costruire nuovi immaginari, costruire nuove prospettive, questo sforzo di immaginazione che ci viene così difficile nel momento in cui si viene così schiacciati da questo mondo che è un mondo capitalista, è un mondo macista, è un mondo che opprime le donne, è un mondo che opprime le soggetti da migranti. È la possibilità di immaginare un mondo diverso, quindi siamo molto contenti, cioè parlo a noi di tutto il lato di partecipare a questo tentativo di costruire un'immagine diversa, perché è la cosa che più manca e di più noi come Arci, sento dire, dobbiamo farci portatori in contatto con trasmettere la possibilità che questo non sia appunto il migliore dei mondi possibili, ma che sia super trasformabile e che si possa cercare di raggiungere un sistema diverso.